Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore con l'Inter. Come al solito ragazzi, vi ringrazio tantissimo per il supporto, per il sostegno anche sullo scorso episodio ragazzi. Quel big match con la Juventus è stato veramente qualcosa di incredibile. Ci voleva per dare un po' di vita, un po' di tensione in questi episodi. Quindi come avete visto nello scorso episodio, siamo primi a 2 punti di vantaggio con la Juventus. Oggi ragazzi andiamo a sfidare, direi che andremo a fare 3 partite anche oggi: Bologna, Roma e Torino. Così nel prossimo episodio facciamo anche il ritorno con la Fiorentina per andare in finale di Coppa Italia. Quindi oggi 3 match abbastanza importanti, anche quello con il Bologna, perché comunque dobbiamo mantenerci primi in classifica. Ho cambiato anche la formazione perché nello scorso episodio si è spaccato Murillo, come vedete, si è spaccato la caviglia, quindi sarà indisponibile per 3 mesi se non sbaglio. All'inizio di ogni episodio saluto sempre i ragazzi, le persone comunque che vogliono essere salutate. Nello scorso episodio ne ho salutate 30 ragazzi, ho deciso che per ogni episodio saluterò 20 persone. Mi sono già segnato quelle che oggi purtroppo non riesco a salutare, perché ragazzi veramente siete in tantissimi che volete essere salutati. Io purtroppo non riesco a tenere il passo in ogni episodio, non posso salutare 50 persone a episodio, ma comunque questi sono quelli che saluterò oggi. Nel prossimo episodio saluterò quelli che purtroppo oggi non sono riuscito appunto a salutare. Quindi oggi saluto Giacinto Pace, El Trenza, Filo Bertoldi, Davide Gotte, Marco Pieri, Ivan Barua, Nicola Greco, Ludovico Fossati, Luca Seravalli, Matteo Selva, Gianluca Lupo, Lorenzo Beretta, Silver Rick, Vale Gamer, Fla333, Michael Valente, Gaga Chieco, Coco34, Aya Gale credo si legga, Il Bona 7 e Fatlum Sabani. Anche oggi ho salutato 20 ragazzi, vi ringrazio per il supporto e come ho detto nel prossimo episodio saluterò anche gli altri che purtroppo oggi non sono riuscito a salutare. Allora ragazzi, oggi mi volevo dedicare a molto anche con gli allenamenti, però prima partita con il Bologna, dobbiamo portarcela a casa, credo che farò un po' di turnover anche, sì assolutamente, direi che oggi posso far giocare quelli che magari trovano meno spazio. Per esempio andiamo con D'Ambrosio al posto di Florenzi, anche i centrali sono obbligato a far giocare loro, al posto di Kondogbia direi Brozovic, pronto a subentrare anche Gnukuri. Poi vediamo come gestirci l'attacco, direi assolutamente al posto di Çalhanoğlu Palacio, a destra io farei giocare Meres al posto di Griezmann, però pronto a subentrare, e terrei Perisic sinceramente. E ok signori, direi che questa è comunque un'ottima formazione. Direi che ci possiamo andare a giocare questo match contro il Bologna, che mi sembra penultimo in classifica se non sbaglio. Ok, speriamo che la Juve faccia qualche passo falso, così in realtà da darci un po' di respiro, ecco, perché sennò giochiamo veramente sempre sul filo del rasoio. A San Siro, Inter Bologna, come ogni domenica o ogni turno infrasettimanale, lo stadio è pieno. Inter Bologna, partita comunque importante per l'Inter. Questa qui è la nostra formazione, come vi ho già fatto vedere in precedenza, con Palacio che agirà dietro unica punta Icardi, e si trova ai lati Ivan Perisic e Riyad Mahrez, che purtroppo sta trovando meno spazio del solito, ma comunque spero che si riesca a mettere in mostra in qualche modo. Subito l'Inter in pressing, Perisic, si fa vedere Masuaku, rientra Masuaku, la mette in mezzo dove c'è Icardi, ma Teider, ex della partita, spazza. Dai che la tieni Riyad. Ancora Riyad Mahrez, prova il numero, fermato con un fallo, molto brutto devo dire anche. D'Ambrosio la gioca corta per Brozovic, si fa vedere Masuaku. C'è largo da quella parte Icardi, bellissimo intervento di Morleo, perché la palla sarebbe finita precisamente sui piedi di Icardi, che avrebbe potuto crossarla senza problemi. Ancora Danilo D'Ambrosio, attenzione a Palacio che fa partire Icardi, credevo che non ci fossero più difensori sinceramente, credevo fossero tutti sulla linea del centrocampo, attenzione perché Icardi ruba un gran pallone a Krišetić, altro ex del match. Poi D'Ambrosio, attenzione perché c'è Rodrigo Palacio che prova il tiro, nessun problema per Mirante.
Se ne va benissimo. Riyad Mahrez, ancora falciato, ragazzi. Ma io non posso crederci. Ma tutti sti falli che mi fanno? Com'è possibile che nessuno viene mai buttato fuori? Cioè, questo è il secondo fallo da dietro che Mahrez subisce in 15 minuti. Espulso Morleo. Espulso Morleo. Archivede Morleo fuori dopo 15 minuti. Io sinceramente sono d'accordo con questa decisione, perché qua Mahrez se n'era andato di nuovo. È il secondo che Morleo fa. Quindi Bologna subito in 10. Si mette male. Subito in salita la partita. Poi Brozovic con le mani per D'Ambrosio. Ancora Palacio. Si gira Rodrigo. C'è un ottimo buco per Tielemans. Il tiro di Tielemans. Mirante, come l'ha parata. Come l'ha parata Mirante. Si è fatto male Tielemans. Si è fatto male Tielemans, ragazzi. Io non posso crederci. Io non posso crederci. Fuori Tielemans, dentro Gnukuri. Così mi si ferma anche la crescita di questo ragazzo. Ma come cazzo è possibile che mi si infortunano tutti? Cioè, ragazzi, sta stagione è stata distrutta dagli infortuni. Entra in area Mattia Destro. Il tiro di Destro. Nardi. Poi Musacchio. Fortunato qui l'Inter. Molto fortunato qui l'Inter perché la palla è rimasta lì. Calcio di punizione per il Bologna al 41esimo. Purtroppo non riesco ad attaccare bene. Cos'è successo? Baggone. Chi è che ha saltato là? Palacio. Ma gioca bene per Riyad Mahrez. Che prova a rientrare. Può andare Riyad Mahrez. Ancora lui. C'è in mezzo Palacio. Il tiro di Palacio. Mirante. Classico miracolo inaspettato. Finisce qui il primo tempo. 0-0. Partita che è iniziata bene per l'Inter, ma che non si sta mettendo bene in realtà, perché non riusciamo a segnare. Faccio un cambio, faccio uscire Icardi, così si riposa anche lui e metto detto Griezmann. Gnukuri. Bella palla per Perisic. In mezzo c'è Rodrigo Palacio. Il tiro di Palacio. Rodrigo Palacio, signori. 1-0 per l'Inter al 54esimo. E il suo supporto c'è sempre. Ogni volta che viene chiamato in causa, Rodrigo Palacio. Una bandiera per l'Inter che non smette mai di sorprenderci. Qui ottima azione in contropiede dell'Inter. Gnukuri attento sul passaggio. Perisic attento sul passaggio di Gnukuri a non finire in fuorigioco. Poi, ovviamente. Mette il pallone in mezzo per Rodrigo Palacio che di esterno buca Mirante che si è dovuto ritrovare con Rodrigo Palacio praticamente a 2 metri, non è riuscito a intervenire. Comunque l'Inter passa in vantaggio finalmente, un vantaggio meritato perché alla fine abbiamo attaccato praticamente solo noi. Ma è una partita dura, ragazzi, che avrà ancora probabilmente molto da dire. Griezmann allarga tutto dove c'è Mahrez. Attenzione, Mahrez davanti a Mirante. Ancora Mahrez, ancora Mirante, ragazzi. Questa è una gran parata. Faccio un cambio perché Mahrez mi può fare anche l'esterno sinistro. Cavo Perisic e faccio entrare Inaki Williams. Mahrez. Oddio che palla per Brozovic. Davanti a Mirante. Viene messo giù. E questa volta è calcio di rigore. Messo giù da Mattia Destro che da quando è stato espulso Archimede Morleo fa il terzino destro. Andiamo a rivedere anche qui il contatto se c'è stato. Eh sì, il contatto tra le gambe c'è stato assolutamente. Intanto entra Brienza al posto di Valeri, ma qua c'è da battere un calcio di rigore. Se no Rodrigo Palacio. Palacio contro Mirante! E c'è la doppietta di Rodrigo Palacio! 2-0 Inter. Gloria meritatissima per lui, assolutamente. Assolutamente. Si merita tutto questo, Rodrigo Palacio. Un grande uomo di sacrificio, ma di grandissimo talento anche. 2-0 Inter e doppietta di Rodrigo Palacio. Cosa ha fatto Meunier? Cosa ha fatto Meunier, ragazzi? Che movimento di Meunier! Poi Brienza davanti a Nardi. Ma Nardi fa il miracolo qui. Miracolo di Nardi. Attenzione perché la palla resta lì. C'è ancora Meunier. Fallo di Palacio. Su Brienza, se non sbaglio. Su Krizetic. E questa, bah, forse più per Brienza poteva essere una buona punizione. Vediamo un po'. Non calcia Mattia Destro, ma calcia Taider. Alto sopra la traversa. Voleva farci il gol dell'ex. Finisce qui, ragazzi. 2-0 per l'Inter. Doppietta di Rodrigo Palacio. Ottima prestazione dei nostri ragazzi. Direi che abbiamo praticamente dominato sul Bologna, che è stata praticamente ha avuto la partita subito
in salita per quell'espulsione di Morleo, che secondo me ci stava perché ha fatto due falli uno dietro l'altro, veramente orrendi. Giocatore infortunato, vediamo, 8 settimane, Juri Tielemans, ragazzi. Spalla lussata. Se dobbiamo fare il conto degli infortunati, c'è cioè veramente praticamente tutti. Andrei a fare gli allenamenti per quelli che non hanno giocato quest'oggi. Io andrei con Griezmann, proverei anche Icardi perché comunque certo deve crescere pure lui. Per quanto riguarda i centrocampisti, andiamo da Çalhanoğlu a vedere se mi sale il bomber e poi facciamo salire anche Mahrez. E poi andrei anche dai terzini a far salire, a provare a far arrivare Luke Shaw a 90, all'80, scusate. Io questi qui li simulo, quelli dopo con la Roma li farò io personalmente. Ok, perfetto. Quelli che volevo salissero sono saliti. Mahrez e Luke Shaw sono saliti di overall, mentre gli altri no. Quindi andiamo a fare questo grandissimo match contro la Roma. Metto la bianca perché ho paura che non si veda un cacchio coi colori. Allora ragazzi, direi che questa è la formazione titolare. Ok, direi che questa formazione va più che bene. Andiamo a sfidare, ragazzi. La Roma. Bisogna star sul pezzo, ragazzi, sempre, sempre carichi. Roma-Inter, partita sempre, sempre importante. Qualunque sia la situazione delle due squadre in classifica, ancora più importante per noi perché dobbiamo mantenere la testa della classifica. Questa è la classifica, appunto, ragazzi. Abbiamo sempre costantemente 2 punti di vantaggio dalla Juventus. Non si scherza, ragazzi, non si scherza. Roma-Inter è iniziata adesso. Cerchiamo, ho messo in campo, ragazzi, la miglior formazione per cercare di portarci a casa questa vittoria. Griezmann ruba il pallone a De Rossi, poi la gioca benissimo per Icardi, Icardi davanti a Szczęsny! Mauro Icardi, signori, subito 1-0 per l'Inter, dopo 6 minuti e 30 secondi. Ma che azione dell'Inter, che azione dell'Inter. Qua Griezmann ruba un gran pallone a De Rossi, che è un po' lento, poi gioca una gran palla per Mauro Icardi, che davanti a Szczęsny non sbaglia. Questo mezzo, non so come cacchio l'ha colpita Mauro Icardi, un mezzo pallonettino, l'ha presa non molto bene. Ma molto efficace perché la palla si è infilata sotto l'angolino e si mette subito bene la partita per l'Inter. 1-0 Mauro Icardi. Oddio, come si è andato Luke Shaw, mamma mia. Mamma mia su Mohamed Salah. Cosa ha fatto Luke Shaw? Oh, oh, raga! Non stavo commentando perché la palla sarebbe, cioè, era uscita. Non so come è stato possibile mantenere questo pallone in campo. Ma mi sono cagato addosso, ragazzi. Mi sono veramente cagato addosso. Sempre dalla bandierina, Miralem Pjanic, non esce Nardi. La palla resta lì. Con un colpo di reni riesce a buttarla fuori dallo specchio. Paul Nardi. Ancora la Roma che gira nei pressi dell'area di rigore dell'Inter. Strootman. Ancora Kevin Strootman. C'è Daniele De Rossi. Bel movimento di Strootman! Che poi tira al volo, ma Paul Nardi fa un altro miracolo. E stavolta salva il risultato. Attenzione Icardi, vince un rimpallo con Rudiger. Ancora Mauro Icardi, c'è in mezzo Griezmann. No, è Brozovic! Signori, ripartenza fulminea dell'Inter. Ed è 2-0 contro la Roma. Marcelo Brozovic. Ma qui è sbagliato tutto di nuovo Rudiger, ragazzi. Ripartenza fulminea dell'Inter. Icardi la mette in mezzo, giustamente, perché c'è Brozovic da solo. Ma qua, purtroppo, sbaglia la Roma. Rudiger non può permettersi di mantenere il pallone lì, con Icardi in pressing, doveva giocarlo prima. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 2-0 per l'Inter. Attenzione, perché il Torino sta battendo 1-0 la Juventus. Attenzione perché il Torino sta battendo 1-0 la Juventus, ragazzi. Intanto faccio un cambio, faccio uscire Perisic, faccio giocare Felipe, faccio entrare Felipe Anderson. Attenzione a Mohamed Salah. De Rossi gioca benissimo in profondità, la palla per Mohamed Salah che è da solo, inseguito da Miranda che è ovviamente più lento. La mette in mezzo. Dove c'è Gervinho De Rossi? Ma Griezmann con un grandissimo ritorno riesce a bloccare l'azione offensiva della Roma e mette la palla in calcio d'angolo. Griezmann per Mauro Icardi.
C'è Florenzi, attenzione, a Florenzi, il tiro di Florenzi, Szczęsny, la tiene lì. Poi Maicon la respinge. Ma la Roma non riesce a giocare, mi avete consigliato di chiuderli nella loro metà campo. Sto facendo così e la sto facendo molto bene. Griezmann la mette in mezzo dove c'è Mauro Icardi, ancora Rudiger, la palla ritorna a Griezmann che la rimette in mezzo. Stavolta Maicon spazza via. Attenzione a Maicon che spinge sulla fascia, inseguito da Felipe Anderson. Non c'è nessuno in mezzo. Attenzione perché arriva Gervinho. Non l'avevo visto. Florenzi però mette in calcio d'angolo anticipando Livoriano. Calcio d'angolo ennesimo, batte Mohamed Salah. Esce malissimo Polnardi, ma Manolas non ne approfitta. E qui nuovamente molto fortunati. Mahrez vede Griezmann che è in un'ottima posizione. Numero su Digne, se ne va ancora Griezmann, ancora Digne che prova a respingere, ancora Manolas, attenzione, attenzione a Manolas, no, non ci credo. Manolas sbaglia tutto e l'Inter fa il 3-0, ragazzi, ma qui Manolas non capisco assolutamente cosa abbia fatto. Pressato da Griezmann, la gioca Icardi proprio. Boh, a volte rimango basito da quello che succede, sinceramente. Attenzione De Rossi, Maicon, c'è Gervinho, non sa chi giocarla, c'è ancora Maicon, Totti, Francesco Totti, da fuori, che gol del capitano della Roma, signori, si è girato in un fazzoletto e con il mancino ha distrutto Nardi, ragazzi, che gol di Francesco Totti, qua male noi perché non abbiamo attaccato, ma qui Totti ha fatto una roba pazzesca, pazzesca veramente. Sono Icardi, perde un brutto pallone, Gervinho, Maicon, ancora Gervinho, ancora Francesco Totti, Musacchio chiude tutto, madonna mia, Nainggolan, il tiro di Nainggolan, Polnardi, ancora ci mette una pezza, c'era la terza o quarta pezza che mette Polnardi in questo match, e finisce qui signori, 3-1 contro la Roma, è stata una partita tostissima, tostissima, ma però è stata rovinata da parte della Roma dai propri difensori che hanno fatto veramente di tutto per farci segnare. Brutta prestazione della linea difensiva per quanto mi riguarda della Roma. Partita comunque per quanto riguarda i numeri equilibrata. Anzi, meglio la Roma nel possesso palla. Ok, simuliamo gli allenamenti perché quelli di prima hanno fatto cagare, li ho fatti tutti io, sperando che quelli di oggi vadano meglio. Assolutamente no, però almeno Inaki Williams sale di rating e si avvicina molto 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 sia Çalhanoğlu che Griezmann al prossimo rating. Ora direi, ragazzi, che ci possiamo avviare tranquillamente verso il match contro il Torino. Ed è proprio così, esattamente. Ok, ragazzi, andiamoci a giocare questo match contro il Torino. Modifichiamo la formazione perché mi si è infortunato appunto Tielemans. Allora, Jovic non lo posso utilizzare perché ha ancora il cerottino e sinceramente non me la sento. Però direi che il tridente d'attacco può essere questo comunque. Inserisco Mahrez perché vorrei farlo entrare in campo. Nella scorsa partita il Torino ci ha fatto un favore battendo la Juventus e portandoci a 5 punti di distanza appunto dalla Juventus, ma oggi il Torino lo sfidiamo noi. Ah, è vero che c'è Harry Kane, ragazzi, c'è Harry Kane nel Torino, ce l'hanno comprato proprio noi per un bel po' di soldoni anche. Ottimo movimento di Kondogbia che prova il tiro. Padelli. Ottima parata. Calcio di punizione in posizione defilata per il Torino. Batte Harry Kane. Batte lungo e guardate che robaccia che ha fatto. E poi Johansson. Un fallo tremendo su Griezmann. Ammonito Johansson. Attenzione Griezmann. Viene servito da Brozovic. Attenzione a Griezmann, il tiro a giro di Griezmann. Padelli. È dura far gol a Padelli qui, Mica come nella realtà. Ancora corto il calcio d'angolo. C'è sempre Brozovic che viene in mezzo. La mette lui in mezzo stavolta dove c'è Kondogbia a palo. Palo miracolo di Padelli, ragazzi. Un altro miracolo di Padelli, pazzesco. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 0-0 con un Torino che si difende benissimo, ma un Padelli spettacolare. Qualche difficoltà per l'Inter anche in fase difensiva perché Kane e Slimani comunque fanno un buon lavoro di movimento.
Stranamente, non so come sia possibile, però. Attenzione a Miranda, guardate come ha fermato Miranda Slimani. Mamma mia, che intervento di Miranda. Attenzione al Torino! Cosa si è magnato a Velar? Un pallone spettacolare di quelli che sa fare Kane. Florenzi ruba un gran pallone a Gazzi e può andare in velocità Florenzi. Può allungarsi ancora il pallone Florenzi, ma Gazzi lo tiene lì. Ancora Florenzi che la mette in mezzo. Dove arriva? Calhanoglu! Ma ancora, Padelli. Dà il pallone a Miranda che tira da fuori, palo! Palo di Miranda. Oh santo cielo. Che destro di João Miranda. Che ha impensierito forse più di tutti i Padelli. E qua Florenzi sbaglia tutto. Fa ripartire l'azione per l'Inter. Attenzione perché può andare Harry Kane. Per fortuna che è lento come la messa cantata. Per fortuna perché se mi partiva qualcun altro forse non riuscivo a prenderlo. E qui Luke Shaw. Tutto regolare. Può far ripartire pure Felipe Anderson. Poi c'è Calhanoglu. Bella palla per Griezmann. Ancora Griezmann. Davanti a Padelli. Sì! Finalmente! Antoine Griezmann. Ma che azione dell'Inter, signori. Che azione dell'Inter. Ce l'abbiamo fatta. Ma ci è voluto un contropiede micidiale, ragazzi. Un contropiede veramente micidiale. Qua ottimo lavoro veramente di tutti. Poi Griezmann con il mancino. Riesce a bucare Padelli nell'angolino più lontano. Forse un po' in ritardo qui Padelli. Poteva fare qualcosa di meglio. Ma l'azione dell'Inter è stata splendida, ragazzi. Veramente incantevole. Antoine Griezmann firma, se non sbaglio, il suo decimo gol in Serie A. E porta in vantaggio l'Inter. Attenzione perché queste sono. Ha un momento intanto Mahrez. Attenzione perché queste sono le ultime chance. Per almeno pareggiare del Torino. Infatti guardate, guardate come salgono tutti ragazzi. Se riusciamo a rubare il pallone, facciamo una ripartenza spettacolare. Il Torino dovrebbe buttarla in aria, ma non ce la fa. Così l'Inter recupera di nuovo il pallone. Gnucuri, c'è un'ottima occasione per. No ragazzi, non ci credo. Griezmann ha fatto lo sgambetto a Calhanoglu, non posso crederci. Ma il recupero sta per finire. E finisce signori, 1-0 per l'Inter. Mamma mia che partita soffertissima. Una partita veramente molto ma molto sofferta. Ho capito perché il Torino ha fermato la Juventus, perché è un'ottima, veramente un'ottima squadra. Qui la Juventus deve ancora giocare contro l'Empoli, però. Questa è stata una partita veramente tosta, ragazzi. Ci è voluto un'azione da manuale del calcio per battere il Torino, che è stata una squadra veramente, veramente solidissima. Allora, ragazzi, direi di fare ancora un po' di allenamenti. Vediamo come vanno. Intanto Icardi, ragazzi, che allenamenti pazzeschi. Che allenamenti pazzeschi. Sale sia Calhanoglu. No, Calhanoglu, sì. È salito sia Icardi che Calhanoglu. Spettacolo. E ci stiamo avvicinando, se non sbaglio, alla fine della stagione. Allora, abbiamo Frosinone. Prossimo, oh, ragazzi. Prossimo episodio, Frosinone, Napoli e Fiorentina. Quindi rimangono per il campionato Frosinone, Napoli, Udinese, Lazio, Empoli, Genoa e Sassuolo, ragazzi. È ancora veramente, veramente tutto aperto. Abbiamo solo 5 punti di vantaggio dalla Juventus. Adesso vi faccio vedere per bene la classifica. Questa è la classifica aggiornata, ragazzi, in tempo reale praticamente. Abbiamo Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Fiorentina con le due squadre che dovrebbero per il momento retrocedere, Empoli, Carpi e Atalanta, ma ragazzi, guardate, anche la lotta per la retrocessione è incredibile. Tutta sul filo del rasoio, ragazzi, questa stagione. Fatemi sapere, ragazzi, nel prossimo episodio cosa pensate voi del cambiare la difficoltà da campione a leggenda. Io, sinceramente, questa stagione la finirei a modalità campione e poi la prossima direttamente a leggenda, così facciamo le cose come vanno fatte. Secondo me è giusto così. Poi ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti. Io signori, vi farei vedere anche un attimo la classifica marcatori, sinceramente, sapete? Per vedere un po' chi è che segna come le bestie. Allora abbiamo Berardi che mi sta facendo un sacco di gol e che sarà il mio obiettivo di mercato per la prossima stagione, sinceramente. Abbiamo Mauri della Lazio, non si sa per quale motivo. Poi il primo nostro è Icardi con 11, Griezmann con 9, c'è qualcun altro dell'Inter, abbiamo Palacio con 7, Jovetic con 7 e basta. Gli assist man con Ndombele, ragazzi, con 8, Perisic con 7,
reti inviolate, abbiamo Nardi con 6. Perfetto ragazzi, vi ho fatto vedere tutto quello che vi dovevo far vedere. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video della carriera dell'allenatore. Continuate a sostenere questa serie perché ci tengo veramente tantissimo. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da mezzo, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.